chiamo Patrizio Cacciari e faccio parte dell'area orientamento e digitalizzazione della Camera di Commercio di Roma. In questo format ci occuperemo di futuro, meglio di quelle che sono le opportunità per i lavoratori del domani che offre il nostro territorio. Roma, come ben sapete, è storia, bellezza, arte, ma è anche ricerca, impresa e cultura. E la cultura è economia. A Roma, infatti, la cultura è una delle attività economiche più brillanti e che in quest'ultimo periodo sta crescendo. Non si può pensare a Roma senza associarla alla cultura. Vi do qualche dato. Secondo il rapporto Io sono Cultura 2022 della Fondazione Symbol e Union Camere, il settore produttivo, culturale e creativo a Roma genera 12,3 miliardi di euro e contribuisce all'8,5% del PIL di Roma, tanto che all'interno della classifica nazionale la nostra città è una di quelle con il maggior contributo in termini di ricchezza nel settore culturale, contribuendo addirittura al 13,9% del PIL nazionale. La cultura pesa anche in termini di occupati, di attrazione per i giovani, con 166.000 persone occupate nel settore. Di tutto questo ne parleremo con il nostro ospite, che vado subito a presentare. Con noi Fabrizio Grifasi, direttore generale artistico della Fondazione Roma Europa. Grazie, direttore, per aver accolto il nostro invito. Grazie a voi e un saluto a tutte e a tutti. Allora, entriamo subito nel vivo di questo nostro format. Dal 6 settembre al 19 novembre, più di 90 spettacoli con oltre 500 artisti ci aspettano sui palcoscenici dei teatri più belli di Roma. Lei ha definito l'appuntamento con il Roma Europa Festival una geografia delle arti. Cosa si intende? Intendiamo con geografia delle arti una mappatura del contemporaneo del sistema di creazione contemporanea che a Roma, in Italia e nel mondo ridefinisce i confini della creazione, apre nuove prospettive e ci permette di realizzare degli incontri insoliti, straordinari, scoprire nuovi mondi. Quindi, in questo senso, la nostra geografia è una ricerca. Ma d'altra parte questo è il ruolo del Festival Roma Europa. Roma Europa è un festival multidisciplinare che si svolge durante 70 giorni in autunno da 38 anni e ha come compito, come missione, portare grandi artisti e scoperte a Roma, di sostenere gli artisti romani e italiani, ma soprattutto quello di innovare, innovare nei linguaggi della creazione. Creare appunto nuovi orizzonti e permettere al pubblico, noi l'anno abbiamo avuto circa 60.000 presenze, di poter appunto incontrare e scoprire nuove prospettive. Recentemente la Camera di Commercio ha organizzato un convegno dal titolo L'impresa culturale e creativa a Roma, quale futuro? Dove la presenza anche di alcuni rappresentanti delle istituzioni del territorio si è parlato di modelli di management e legislazione del settore. Lei vive tra Roma e Parigi, che differenze ci sono con l'estero? Ci sono alcune realtà internazionali che funzionano, da cui si può trarre ispirazione? Allora, intanto l'incontro che è stato organizzato da Camera di Commercio è stato sicuramente molto importante. Era la prima occasione dopo molto tempo che le istituzioni culturali cittadine e le istituzioni in generale, quindi Stato, Regione e Comune, si ritrovavano attorno a un tavolo, e questo è sempre un segnale positivo. In più c'era poi un'occasione specifica che era la presentazione di questo libro di Valerio Toniolo, che è un libro molto importante, legato appunto a un'analisi completa ed esaustiva dei sistemi di sostegno, organizzazione per lo spettacolo dal vivo, ovviamente centrato sull'Italia, ma che dava appunto anche uno sguardo su alcuni modelli europei, tra cui appunto quello francese a cui lei fa riferimento. Sicuramente una grande città come Parigi ha, come Roma, nel sviluppo culturale, nell'attenzione alla cultura, una centralità nelle proprie politiche, sia per quanto riguarda la tutela e la valorizzazione del patrimonio, come del resto fa Roma, ma soprattutto per una grande attenzione al contemporaneo, che forse questo è un po' l'elemento che differenzia storicamente le due città. E Parigi è una città dove
Si sono fatti e si continuano a fare regolarmente dei grandi investimenti, prima di tutto strutturali, con la creazione di nuovi spazi. La città che ha saputo creare una pluralità di poli artistici, espositivi, di spettacolo dal vivo, poli che in qualche modo riescono a essere inclusivi. Non solo per i turisti che vengono nella città, ma anche per le differenti anime della città di Parigi. Roma è una città che sicuramente colloca giustamente al primo posto il proprio patrimonio, la sua valorizzazione, ed è anche ovviamente la principale ragione per cui c'è una presenza turistica in grande crescita. Tra l'altro, lo stiamo vedendo in questi giorni, e questo è un elemento sicuramente molto positivo. È una città che fa moderatamente attenzione al contemporaneo, nel senso che ha fatto nel corso degli anni alcuni investimenti che sono importantissimi e tra l'altro tutti ne abbiamo misurato l'impatto. Basti pensare a quanto ha cambiato nella vita musicale e culturale cittadina l'apertura dell'auditorio. Sicuramente non ha lo stesso ritmo di Parigi, dal punto di vista della creazione delle strutture. Sicuramente non ha lo stesso sforzo congiunto, perché a Parigi poi dopo bisogna ricordare che c'è uno sforzo congiunto da parte dello Stato francese che coccola Parigi in maniera particolare anche rispetto al resto della Francia, alcuni dicono anche un po' troppo, però se dobbiamo fare una comparazione, dobbiamo dire che appunto c'è un'attenzione particolare dell'insieme della Francia a Parigi. Probabilmente Roma può crescere sotto questo aspetto e quindi avere più attenzione da parte dello Stato e sicuramente innestare una marcia superiore per quello che riguarda il complesso delle attività culturali, dei progetti culturali, delle pratiche culturali e artistiche che fanno riferimento alla creazione contemporanea. Io credo che questo sarebbe, e lo diceva anche il presidente Tagliavanti nel suo intervento introduttivo del convegno che lei ha citato, un elemento importante anche e soprattutto per la proiezione internazionale della città. La città è proiettata verso degli appuntamenti importantissimi, il primo dei quali è il Giubileo del 2025, che è ovviamente prima di tutto un appuntamento di natura religiosa e quindi ha un posto importante nell'attenzione dei milioni di persone che verranno a Roma, ma a che punto poi dopo troveranno anche una città da visitare, troveranno un patrimonio straordinario e noi speriamo anche un'offerta culturale contemporanea internazionale che in un certo senso completi questo elemento. Quindi diciamo che molti punti in comune tra due grandi capitali, sicuramente un potenziale che c'è a Roma di crescita ulteriore che può prendere anche come case di studio, che non significa ripetere esattamente le stesse cose. Roma ha le sue specificità ed è bene che le coltivi, come l'Italia ha le sue specificità che vanno ovviamente valorizzate e coltivate. Però io credo che in una sana riflessione su quello che succede in alcune grandi capitali europee, Parigi, Amsterdam, Londra, Berlino, sia sicuramente utile per una città come Roma. Direttore, l'impresa culturale, come abbiamo visto, significa anche ricchezza, valore sociale, lavoro. Grazie anche alle nuove tecnologie che stanno rivoluzionando in particolare proprio il mondo del lavoro, ci si aspetta la crescita e il rilancio di quelle professionalità sia artistiche che tecniche basate su qualcosa che non potrà mai venire meno, ovvero il talento. È davvero così? E sicuramente è questo. Guardi, io ho appena terminato un incontro con un artista svizzero insieme con la direttrice dell'Istituto Culturale Svizzero a Roma. Roma è una città che, oltre ad avere il tessuto delle ambasciate, ovviamente è la capitale e quindi hanno sede delle ambasciate, è anche un tessuto degli istituti culturali europei e stranieri, ricchissimo, storico, con cui tra l'altro Roma Europa lavora. E
artista mi ha presentato un progetto che appunto riflette sugli sviluppi dell'intelligenza artificiale, sul fatto che avrà degli impatti, ma questi impatti saranno da un lato positivi e dall'altra parte negativi. Lui parlava da studi recenti di milioni di posti di lavoro che verranno messi in discussione. Quindi noi dobbiamo guardare allo sviluppo tecnologico e al futuro in maniera ottimistica, perché sicuramente creerà delle nuove opportunità. Dobbiamo anche essere consapevoli che questo futuro richiederà delle trasformazioni che saranno molto complicate. Allora, se saremo in grado di gestire queste trasformazioni, ovviamente i costi sociali e l'impatto sarà contenuto. Se non saremo in grado di gestire e lasceremo in qualche modo le trasformazioni avvenire un po' così, senza una guida, è chiaro che ci sono una serie di rischi. Le opportunità sono quelle che lei sottolineava e che riguardano anche il mondo. Cioè la possibilità sicuramente di avere nuove professioni, nuove figure. Tra l'altro, ne parlavo proprio ieri con il management di Eni, impegnati qui sul gasometro, nell'area del gasometro, come Europa sede a fianco al gasometro nella città di Roma, è un ambiziosissimo progetto di riconversione di tutta quell'area. E loro sottolineavano giustamente che certo le figure più tecniche saranno richiestissime, ma saranno anche molto richieste le figure di mediazione, quelle che in qualche modo verranno con un background classico e che costituiranno in un certo senso quelle figure ponte tra una iperspecializzazione, soprattutto in campo tecnologico, e appunto la necessità in qualche modo di riuscire a includere mondi molto diversi in un processo complesso di trasformazione che interesserà le nostre società negli anni futuri. Allora, direttore, mi riallaccio direttamente proprio al rapporto annuale del sistema Excelsior, perché nel 2022 ci diceva proprio che le competenze digitali di base sono state richieste addirittura da 6 imprese su 10, in modo particolare quelle sulla comunicazione visiva, come faceva riferimento lei, e multimediale. Alla luce anche delle nuove modalità di fruizione da parte del pubblico per quanto riguarda le arti visive, realtà aumentata, arti grafiche in 3D. Quanto può fare la differenza approfondire proprio queste competenze per chi si sta formando e per chi sogna di lavorare nel settore della cultura? Tantissimo, tantissimo. Noi stessi abbiamo difficoltà a trovare, individuare delle figure, per esempio, junior da far crescere nell'ambito dell'area dei social media strettamente legati alla comunicazione culturale, in particolare per quello che ci riguarda, ovviamente, delle performing arts, dei progetti multidisciplinari, dei progetti multimediali, che sono l'oggetto della nostra attività. C'è sicuramente un bisogno, ora non so dirle di altri settori, ma per quanto riguarda la cultura e in particolare dello spettacolo dal vivo, sicuramente c'è un grande spazio. Direi che è stata posta giustamente negli ultimi anni una grande attenzione anche in termini di formazione in tutta l'area museale e patrimoniale. E sottolineo giustamente, perché ovviamente è un settore trainante nell'economia culturale del paese, probabilmente c'è bisogno di aggiustare un po' il tiro in termini formativi e quindi di creazione in qualche modo di professionalità per tutto il resto del comparto che è fuori dall'area museale ed espositiva. In questo senso, anche le stesse istituzioni che lavorano in questa area, quello dello spettacolo dal vivo, probabilmente possono fare di più, possono innovarsi di più, possono innovare se stesse di più e nel fare questo aprire orizzonti non solo lavorativi, che già rappresentano un elemento molto importante, a una generazione più giovane. Ma soprattutto, grazie a questo, parlare a dei pubblici e parlare a dei pubblici più giovani. In conclusione, allora un consiglio pratico a chi vuole davvero affacciarsi a questo mondo e sogna di realizzare
di sfondare proprio nell'ambito dell'impresa culturale Sottolineo quello creativa. che ho appena detto, c'è bisogno di una maggiore specializzazione e formazione nei corsi di management dello spettacolo che attualmente sono tanti, sono di ottimo livello, spesso e volentieri hanno un'impostazione più tecnico-umanistica e magari tralasciano un po' l'aspetto invece tecnico-comunicativo che legato all'uso delle nuove tecnologie e ovviamente anche quello dei nuovi media, che sono sicuro che questo potrà offrire delle opportunità e creare delle nuove opportunità. Direttore, grazie davvero per questo suo intervento. Naturalmente noi le auguriamo buon lavoro. Grazie a voi. Grazie a Fabrizio Grifati, direttore generale e artistico della Fondazione Roma Europa.